Ciao ragazzi, buonasera, siamo qui al castello di Fossa d'Alvaro, ragazzi, questo bellissimo posto questa sera, durante questo piovere incredibile, la serata è quella che è, ragazzi, ma i singoli in tour non si fermano mai davanti a niente, armati di gommone quasi, speriamo di no, scherziamo, facciamo per sdrammatizzare, siamo qua in questa bella serata, al castello di Fossa d'Alvaro, ragazzi, quindi iniziamo le danze come si suol dire, sono le 9, alle 9 si comincia a mangiare, chi c'è c'è, purtroppo qualche bidonaro anche questa sera c'è stato, piaga incredibile che non riusciamo a estirpare, comunque buona serata a tutti ragazzi, ciao dal castello di Fossa d'Alvaro di Ferrara, ciao, ciao. Sì, sì. Oh. Oh, ragazzi, ragazzi, buonasera a tutti, buonasera, facciamoci un applauso, quelli che hanno resistito al maltempo, ragazzi, gli irriducibili. Vediamo un pochino se dovrebbe arrivare ancora qualcun altro, ragazzi. Gli irriducibili del maltempo. Buonasera ragazzi, io mi presento, sono Celestino, sono colui che ha inventato questo format che si chiama Serata dei Singoli in Tour, sono oramai 14 anni ragazzi che vado in giro per l'Emilia Romagna e per l'Italia a portare le note di questo format, siamo qua per conoscere nuovi locali, vedere nuovi posti, nuovi cibi, nuove opportunità. Ma soprattutto, come dico sempre io, ragazzi, noi siamo qua per risvegliare emozioni. Siamo qua per le farfalle nello stomaco dobbiamo svegliare. Questa sera dobbiamo andare a casa con la voglia di fare qualcosa di nuovo che da molto tempo non facciamo, ragazzi. Questo è il motivo per cui siamo qua. Tu perché ridi? Perché sei un altro. E vai, bene, bisogna ridere, quello è l'importante. Allora ragazzi, qui intanto inizieremo a mangiare fra poco, anzi vi invito a sedervi, abbiamo ancora tanta gente al buffet, all'aperitivo. Ripeto, qui ci sono persone prenotate che dovrebbero arrivare, speriamo, cosa devo dire? Speriamo che siano solo in ritardo, diciamo così. Allora ragazzi, come faremo a risvegliare le farfalle? Noi abbiamo un metodo infallibile nello stomaco. Non l'hai mai sentito? Come ti chiami tu? Genoeffa. Da dove vieni Genoeffa? Dal Molise. Viene dal Molise. E tu da quant'è che non hai le farfalle? Non l'ho mai avuto. Non ha mai avuto le farfalle, ragazzi. Mai avute, mai avute. Non so cosa dire. Tu le hai avute? Quanto tempo fa? Poco tempo fa, dice. Bene. È bello avere le farfalle. Ti mantieni giovane, sono emozioni, eccetera. Lo so. Grazie. Sei qua, eh? Qua. Sì. Allora, speriamo che stasera ti tornino, dai. Okay. Speriamo, speriamo. Bene, come ti chiami? Malva. Malva, perfetto, ok. Te lo auguriamo tutti. Va bene, grazie. Vieni, vieni. Sei qua. Ma no, ma sono qua i ragazzi della tua età, dai, vieni qua. No, 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 vieni qua, dai. Ascolta, dai, spostati posto. Vieni, vieni. Allora. Sì. Oh, dai. Vieni qua, dai. Ma lascia stare, vieni. Ecco qua, bene, bene, prego. Eccoci qua. Vai, vai, perfetto. Allora ragazzi, facciamo sedere tutti. Vi spiego, accomodatevi ragazzi. Dai, sedetevi, che iniziamo. Forza. Guardate qua che roba ragazzi. Vai, 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 sedetevi. Allora. Ragazzi, come faremo a risvegliare le farfalle? Noi abbiamo un metodo infallibile
voi non dovete flirtare necessariamente solo con la persona che avete davanti. Dovete guardarvi attorno. Quando vedete una persona che vi piace, uomo o donna che sia, dovete prendere carta e penna e scrivere un messaggino con quello che vi esce dal cuore. Fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare, dentro scrivete la vostra emozione del momento. Ecco qua, bene bene. Quindi è molto semplice, ma in questo modo si metterà in moto un meccanismo che porta a sviluppare le farfalle. Qualche messaggio qua già l'abbiamo, vediamo un po'. Per questo vi dico di mettere il numero ben esposto, ragazzi. Numero ben esposto, vediamo un attimo, facciamo controllare qua che sia tutto a posto. Ecco, abbiamo delle bellissime donne che stanno controllando se il locale può andare bene per il prossimo matrimonio. Ecco qua. Qua abbiamo un altro single, vedete, bello alto. Ah, un altro single ancora, abbiamo pieni di single. Allora, controllami se ci sono. Se ci sono. Ok. Sì, velocemente. Allora, adesso iniziamo subito con qualche messaggio. Magari qui lasciamo perché magari qualcuno arriva. Secondo me qualcuno ancora arriva. Almeno uno o due arrivano. Comunque, vediamo un pochino. Intanto sentiamo questo signore qua. Ciao. Tu come ti chiami? Danilo. Da dove vieni, Danilo? Pensate, ragazzi, Danilo viene da Reggio Emilia, in barba al maltempo, eh? Quanti ponti hai attraversato? Tanti. Tanti ponti ha attraversato. Allora, tu cosa fai nella vita, Danilo? Un giardiniere che ovviamente oggi non lavora, ecco perché. Cioè, lei vuole si rasano solamente all'aperto. Quando piove non si rasano ai vuole. Questo è il concetto, giusto? Meglio così, perfetto. Ed è venuto da me, qui a Ferrara. Ascolta un po', ma tu come la vorresti questa donna ideale? Allora, vorrebbe una donna dolce, simpatica e solare. Verrai che la troverai. Stasera vedo un parco donne molto genuine, tutte del posto, ma insomma, vedrai che le troverai. Grazie, grazie Danilo, vai. Ragazzi, Danilo ha il numero 116. Se avete bisogno di rasare la iuola, ragazzi, tu hai bisogno di rasare la iuola? No, non hai bisogno. No. Come ti chiami? Grazia, da dove vieni? Da Rovigo, vieni da Rovigo. Cosa fai nella vita? Diventa rossa. Ma no, dai. Vabbè. È timida, Grazia, è timida, ragazzi. Sì. Bene, bene, ti facciamo parlare te allora. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Alessandro. E da dove vieni? Vengo da Bologna. Osta, e cosa fai nella vita? Export manager. Export manager. E cosa esporti? Allora, esporto carri elettrici. Ah, interessante. Sono un buon partito. Beh, il rame costa molto adesso, quindi se in proporzione guadagni come costa il rame, direi di sì. E tu come la vuoi la donna ideale? Allora, la donna ideale deve essere alta, occhi azzurri, bionda e massimo di 25 anni. Ah beh, va bene. Oserei dire tanti auguri allora. Comunque va bene. Vediamo, tanti auguri. Esatto. Qualcuno, dimmi, sì, sì, metti tutto qui, sì. Rilassati, relax, tutto ok, bene. Allora, sì, no, sei lì tu, qua non c'è nessuno, mettila qua, sono tutti buoni, allora non devi filmare, due signori lì. E là in mezzo, è la rossa. E poi la rossa lì.
La rossa l'hai in mezzo. Sì, e basta. Qua puoi filmare tu. Posso. Dove sei andato tu? Io ho filmato. Però, allora, accendiamo il primo messaggio. Grazie numero 5, chiedo numero 5, apro il fango, numero 5, grazie numero 5. La Angela, se avete paura, la numero 5, apro il fango, apro il fango, 5, però. Te no, lo so, me l'hanno detto. Sì! Anche qui! No, è questa signora. Nuovo, non sa ancora niente. Ne mancano sei. Sì, dai, riprendimi. T'ho già ripreso dalla è un usato che è antico a Ferrari. Quindi è nato, è nato, è nato. A pagare le tasse, perché è triste. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna
qualcosa. Dei casini con la doveva andare a prendere, venuto me, poi dopo non è venuta lì con la Laura, con la cosa, no, che no. Vieni a prendere, mi viene proprio, vieni, non vieni, non voglio avere più niente, guarda, non prendo più nessuno e non voglio più nessuno che mi neanche la moglie. Paola non vuole che lei che la riprendi, che... spostati, che sei un come ti chiami? Roberta. Roberta, tu da dove vieni? Roberta, ragazzi, che viene da Ferrara. Cosa fai di bello in vita? È impiegata in un ente pubblico. Come vorresti tu uomo ideale? Sei un uomo che ha paura che fa l'auto, poi dipende da quello che fa la parte. Vedi se è la famiglia. Esatto, va bene. Grazie. È in giro. È in giro. Ci andavo di più prima. Io ho bisogno di stare numero uno. Fammi le foto, dai, ormai è molto bello. Numero 103, ragazzi. Maschio 103. Chi è il 103, ragazzi? Eccolo qua, l'abbiamo trovato. Oh, quest'uomo ha lo charme. Ciao, come ti chiami? Maurizio. Da dove vieni? Sì. A centro di ponte. Cosa fai di bello la vita? No, stai, stai. È un idraulico, ragazzi, idraulico. Sì, mi detto. Io. E lui viene, si sposta, dai. È un imperatore alla base. No, è tutto il mondo. Allora, è vero che non è un imperatore. Non si dice. Non si dice. Ma che fa? Non si dice. Ma faccio sempre. Come lo vorresti? Ce l'è. E se tu lo sai? È messaggio, vai. Vai, vai, eccolo qua. Come la vuoi la tua ideale? Una persona seria. Simpatica. Ballerina. Di latino americano. Di latino. Hey, come ti chiami? Paolo Venturoli, vieni. Dove sei, Paolo? Pierluigi. Tiziano, Daniele, dove vai, Paolo? Ma mettiti qua, dai, va bene, mettiti qua. Tanto qui ormai. Sì, mettiti qua. Blam, blam, blam. Suddenly. Eccolo qua, il ritardatario. Ehi, ciao!
Bene, bene, vieni qua, vieni qua. Stanno arrivando ancora uomini, pian piano, ragazzi. Stanno vincendo la pioggia. Dove? Sta arrivando uno, sta arrivando, Questo è arrivato. Lo mettiamo qua, dai, facciamo un po' di presenza a metà. No, è arrivato uno nuovo. A Olimoli, santo, sì, è qui. Mettiti qua, ti devo dire, dai, è uguale. Tanto questi qua mi sa che... Posto. È uguale, dai, ma è uguale. Vieni, vieni. Qui c'è uno che è arrivato adesso. Adesso no, cioè era a fare la reception. No, è arrivato quando arriva gente, deve andare via perché sono in ritardo. Va di Ferrara, non ne sei qua. Oh, cosa sta facendo? Qua le donne aspettano, Già sei in ritardo. Le donne sono un po' arrabbiate. E dire che quando piove gli imbianchini non lavorano, Qua, mettiti qua a metà. Qui. Oh. Oh. Due maschili li abbiamo ricopiati. Ragazzi, c'è un messaggio per la numero 9. Donna numero 9. Stanno per uscire i primi. Qua c'è? Qual è il numero? Devi cambiare? Qua abbiamo dei singoli in panchina all'aperitivo. Ecco qua, guardate qua, ragazzi. Ciao, come ti chiami tu? Andrea, da dove vieni? Da Sant'Agostino. Tu cosa fai di bello nella vita? Agente di commercio. Un agente di commercio. E cosa vendi? Alimentare. Ah, settore alimentare, perfetto. E come lavoresti la donna ideale? Ma non so, simpatica, sorridente, lunghi, mori, così. Allora, una donna con i capelli neri, lunghi, mori, ma quelli si possono tingere, sì, ma simpatica e sorridente. Perfetto, stasera ce ne sono tantissime. Sarà una super serata. Perfetto. Grazie. Vai, ciao, ciao, alla prossima. Bene. Vai, ragazzi, che bel posto che è questo. Ecco, il castello si sta riempendo il salone. Vedete che bello, ragazzi. Fra poco inizieremo con i primi. Benissimo. Faremo un bel bis dove li mangeremo entrambi in una volta, ragazzi. Ecco qua. Siamo assolutamente appostati. Voilà, abbiamo persone anche nell'altra sala. Allora, noi cercavamo la donna numero 9, ragazzi. Donna numero 9. Chi è la 9? Ah, dimmi la diretta tu, dimmi la diretta. Ciao. Come ti chiami? Non vuole chiamare. No? Non vuole. Angelina, ok? A dove vieni? A via Curese. Cosa fai di bello nella vita? Faccio presentante. Oh, rappresentante, cosa vendi? Le maglie, wow, bene. Per uomo, donne? Per le donne. A maglie per le donne. Vabbè. E gli uomini, come lo vorresti? Gli uomini.
con chi io posso essere se stessa. Allora, l'uomo con cui lei possa essere se stessa. Va bene, lo troveremo sicuramente. Vediamo chi ti ha scritto. Complimenti. Buona serata. Thank you. Vai. Dobbiamo lavorare molto bene. Bene, bene. Ecco il mio singolo cuore. Buon inverno! Ah, si è scusato. Alle 9 sono venuta di qua. Numero 27. Ragazzi, numero 27 donne. Perlicchia! È la mia. È la mia perlicca! Come ti chiami? No, perlic. Vieni da Ferrara e di un tipo di Ferrara. Tu sei molto più. 20 chilometri da Ferrara. Ci muovi qualcuno da Castello più di un po'. Le piante che ci sono per fare un po' di allora tu cosa fai la vita? Brava! No, Perla, nulla facente, nulla tenente. Un uomo protettivo, ragazzi. Un uomo protettivo. Lo sai. Quello che è di fronte di me. Come dico, è andata male. Sono finito. Ho scritto così, è lo scudo quello, è uno scudo. E questa dov'è? Chi è Lucia? È il nonno. Timido. Io sono timida, mica lui. Come lui, guarda. Dimmi che gli vada di qualcosa. You and me, and me. Ragazzi, scrivete, scrivete. Devo arrivare da mangiare adesso. Abbiamo già ordinato, teoricamente sì, ma l'altra gente ormai ho già dato il via. Ho detto che alle 9 dobbiamo uscire. Come ti chiami? Dimmi come ti chiami. Katia, da dove vieni? Da Ferrara. Cosa fai di bello nella vita? Ha un negozio di abbigliamento, anche tu. Tutte donne con negozio di abbigliamento abbiamo. Maschile e femminile? Femminile, a Ferrara proprio. E dobbiamo venire allora a trovarti, dai. Organizziamo una gita. Bene. Ascolta, e l'uomo ideale come lo vuoi? Un uomo che la faccia ridere. Le donne amano ridere, vero? Bene, bene, vedrai che lo troveremo. Grazie Katia, vai, perfetto. Benissimo. Cosa ho detto? Vabbè. Mettiamo su un po' di news. Ecco che arrivano. Ragazzi, arrivano i primi. E vai. Semagna. Semagna, fai qualche foto con questo. Sì, si mangia, sì. Ai primi anche. Thank you.
ce l'hanno. Vabbè, uguale, dai in pizza a te, lasciano loro, sì, ti preoccupare. C'è qui la Paola, c'è.